Appunto, Sabrina Baracetti è direttrice artistica del Far East Festival, una delle fondatrici, giusto, del Far East Festival, comunque organizzatrice da tempo e quindi chi meglio di lei può parlarci non solo di Parasite, ma di questa scelta del regista di fare a un certo punto anche una versione in bianco e nero, in una maniera anche un po' particolare. Però lascerei la parola a Sabrina che ne sa sicuramente molto più di me. Prego, Sabrina. Intanto un saluto a tutti voi e sono molto invidiosa per tutti coloro che per la prima volta si avvicinano ad un film come appunto Parasite, anche nella versione bianco e nero, nella brillante versione bianco e nero, perché vedrete che i contrasti tra appunto il bianco e nero in questa versione che è un po' perverso. Bongiorno decide a un certo punto di realizzare, sono veramente entusiasmanti, per cui vale la pena veramente, nonostante ci fosse per molti la visione del film in originale, cioè nel suo splendore colorato, vale la pena comunque rivedere questo capolavoro, questa brillante e feroce black comedy sociale, potremmo definire, anche nella sua versione bianco e nero. Dicevo che Bongiorno è un grande appassionato di cinema, non solo si è nutrito proprio tutta la sua infanzia con visioni, sia su piccolo schermo che su grande schermo, ha sempre pensato anche a stupire lo spettatore, quindi si aspettava con questa versione in bianco e nero di vedere le reazioni di tutti coloro che si approcciassero appunto a questa favola, perché col bianco e nero diventa anche più una versione favolistica di questa storia che racconta appunto il contrasto fortissimo tra ricchissimi e poverissimi nella Corea contemporanea. E dicevo, decide con un pizzico di vanità di produrre, di realizzare questa versione nuova, bianco e nero, anche perché pensa ai classici. In fondo, Parasite è un film che non solo ha battuto tutti i record al box office, ma è proprio un film che, oltre a fare una rivoluzione, è riuscito a fare la storia. E quindi, in qualche modo, Bongiorno voleva anche che questo film, che è diventato un cult movie, diventasse un classico. E quindi più volte ha detto che i classici per lui, generazione 1969, nato nel 69, appunto, i classici per una persona come lui, come un attore come lui, non potevano che essere in bianco e nero. Per cui questo è il motivo per il quale appunto ha realizzato questa nuova versione. Poi, tornando al successo di Parasite, è indiscutibile che oltre alla Palma d'Oro, la grandissima conquista di questo film è stato appunto riuscire a fare breccia nel mondo hollywoodiano e a conquistarsi per la prima volta per un film non in lingua inglese, proprio là. Il più ambito dei premi, quello appunto che fa riferimento all'Oscar. Quindi vince 4 Oscar e lo fa con una grande umiltà, perché in fondo Bongiorno è il frutto di un'industria cinematografica, di un gruppo di persone di talenti che insieme hanno costituito e hanno costruito il successo di questo film. Infatti, in qualche modo, è anche il grande riconoscimento di un attore feticcio che è il protagonista assoluto di Parasite, ma che è anche il protagonista di tanti altri film di Bong Joon-ho, a cominciare appunto da Memories of Murder, e sto parlando chiaramente di Song Kang-ho, che in qualche modo appunto è il suo alter ego, che compare anche in The Host e compare anche nel film, quello più fantascientifico, che è appunto Snowpiercer. Quindi questo film ha tutti gli elementi in regola per conquistare non solo un pubblico asiatico, ma un pubblico occidentale, perché in fondo è una rilettura di un genere, che è quello della black comedy, ed è anche capace di parlare ad un pubblico generalista, un pubblico che può abitare il mondo intero, tant'è vero che appunto il nome di Bong Joon-ho in questo momento sicuramente diventerà ancora più familiare per il pubblico che segue il cinema internazionale in genere, non intendo solo il cinema asiatico, ancora più familiare di Park Chan-wook, di Kim Ki-duk, perché proprio per la sua umiltà e per la sua lucidità Bong Joon-ho ha raggiunto e ha fatto breccia veramente nei cuori del pubblico internazionale con quest'opera. Che
Certo, quindi un bianco e nero che lo trasporta un po' fuori dal tempo, si può dire. Assolutamente. Infatti, in questo modo vedremo appunto il contrasto feroce tra questo gruppo familiare di poverissimi che vivono in uno scantinato a Seul, infestato dagli scarafaggi, e il contrasto forte appunto con questa famiglia invece upper class che vive in una casa spettacolare. Infatti anche la scelta di questa casa, questa villa nei quartieri alti di Seul fa parte proprio della bellezza del film. Cioè Bong Joon-ho sceglie e disegna nei minimi dettagli la villa dove tutti quanti noi troviamo in qualche modo ospitalità in questa storia che non è fatta di che non è costruita su cattivi o innocenti, cioè tutti sono un po' l'uno e l'altro. Infatti lui stesso dice che è una commedia senza clown ed è una tragedia senza cattivi, che poi alla fine, pur non avendo proprio dei cattivi, sfocia in una sorta di violenza, di epilogo violento, ma non vorrei dire molto perché per tutti coloro che non Certo. l'hanno ancora visto, infatti Bong Joon-ho è stato bravissimo all'inizio quando è uscito questo film, prima della fatidica proiezione di Cannes, ha invitato tutto il pubblico, tutti i giornalisti a non svelare nulla di quello che poteva essere l'epilogo proprio di questo film, perché diceva non è un film hollywoodiano che è costruito sui colpi di scena, però ci sono tantissimi colpi di scena che non possono essere rivelati e svelati prima della visione. Certo, fra l'altro un lavoro certosino anche quello della resa in bianco e nero, a chi lo ha accusato di aver voluto fare un'operazione un po' commerciale, in realtà lui ha curato questa versione fotogramma per fotogramma, quindi con la stessa artigianalità con cui ha costruito ogni dettaglio del film. Assolutamente, Bong Joon-ho è una persona che segue ogni passo del suo cinema, lo fa con grandissima passione, anche con la passione del cinefilo, e questa è la cosa che lo contraddistingue. Cioè lui stesso è consumatore, anzi divora proprio tantissimo cinema internazionale, quindi con la stessa cura dell'appassionato, cioè la stessa cura dell'appassionato la usa come invece regista in questo caso, per cui l'ha curato nei minimi dettagli e questo si vede perché la bellezza di quel bianco e nero, soprattutto sul grande schermo, devo dire, è veramente spettacolare. Certo, io ti ringrazio Sabrina e ringrazio il Far East Festival che fra l'altro sta collaborando con il Beltrade anche per il canale VOD del Beltrade sul Sofà, dove speriamo anche in futuro di poter mettere altri film come è già accaduto, ma soprattutto di poterli proiettare in sala, sempre e comunque. Questo è l'obiettivo di tutti noi. Grazie ancora Sabrina e buon lavoro, tanti auguri per il futuro professionale tuo e del festival che Grazie a è voi e molto bello e importante. buon film Grazie. e soprattutto buon cinema coreano che ci manca molto in questo momento, per cui speriamo di avere anche la possibilità di vedere altri film di questa statura, di questa Esatto. bellezza. Grazie ancora e ciao. Buona serata. Ciao!